emozionante per me fare il primo quattro professionisti, soprattutto con questa maglia che i tifosi mi hanno sempre dimostrato e mi hanno sempre scritto e dato supporto dal primo giorno che sono arrivato qua. E questo lo dedico sia a loro che alla mia famiglia che oggi è qui a vedermi. È stato bellissimo perché sono andato da mio padre, purtroppo mia mamma non c'era, c'era mio padre e mio fratello, e sono andato da loro perché loro sono i miei salvatori, diciamo, perché io, essendo stato adottato da loro, devo tutto a loro, come loro hanno dato tutto a me. E segnare oggi davanti ai loro occhi e esultare là sotto è stato veramente qualcosa di incredibile. E le ringrazierò fino alla fine per questo che mi hanno fatto fare e questo che farò. Nel calcio, come ci dice anche il mister, la prima cosa è divertirsi, perché comunque fai una cosa che ti piace fare. E poi, avendo un gruppo così unito e con la voglia e con la cazzimma, tra virgolette, è un qualcosa di speciale. Quindi noi onoreremo e daremo tutto fino alla fine e finché saremo uniti. Sì, devo molto al mister che con l'Under 17 abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa. E quello è stato l'anno in cui lui è riuscito a farmi esprimere in tutte le mie potenzialità. Quindi gli devo tanto e oggi il gol è arrivato finalmente. E grazie anche ai suoi consigli e al suo voler me in questa squadra e niente, devo solo ringraziarlo, non posso dire altro. Il bomber sta molto bene, abbiamo un buonissimo rapporto. Oggi mi ha anche detto che voleva tirare, io non so che avrei fatto se avessi tirato, però per fortuna mi ha visto e se avessi fatto con lui sarei stato contento per lui comunque. Sì, i ruoli delle mezzale in questa squadra sono molto importanti. Per corsa, per inserimenti, che è una delle mie qualità, per essere bravi comunque a collegare difesa e attacco e dare supporto sempre agli esterni e all'attaccante. Poi il mister ci dice che noi mezzali dobbiamo iniziare a far gol, anche perché non può farli solo Moro, perché non un po' basta. E comunque speriamo che da adesso in avanti io, Provenzano, Rosaia e Isco inizieremo a fare tanti gol. Un ringraziamento veramente speciale a loro che hanno fatto tutta questa strada per venire da noi. C'è un legame forte tra la squadra e i tifosi e le ringraziamo sia per oggi che per l'altra sera contro l'Avellino, che è stata una delle mie prime volte andare sotto la curva e sentire dei cori verso di noi ed è stato veramente bello e emozionante. Li ringraziamo.